Dunque, ritorniamo alla descrizione dei servizi del portale. Quindi, allora, i sistemi di acquisizione servono, oltre che per appunto fare monitoraggio, ma i dati vengono passati anche a una routine che fa una stima del danneggiamento, oppure per alimentare il software, che purtroppo non si può usare in questa versione perché, come ha detto il dottor Mazzucato, ma poco prima di iniziare c'è stato un default del sistema che della piattaforma sul quale gira il Seismic, e quindi purtroppo non tutte le cose che sono state implementate fino ad oggi sono funzionanti, quindi alcune cose non ve le posso mostrare. E poi c'è un collegamento diretto con il WebGIS, come appunto ha detto Barbara, per trasmettere i dati relativi ai periodi di vibrazione delle strutture che sono monitorate. Mentre invece l'idea, quando è stato scritto il progetto, era quella di inventarsi una situazione nella quale poi tutte queste questi aspetti applicativi potessero essere in un qualche modo essi stessi provati in una situazione reale. Quindi abbiamo cercato un edificio sul quale fare una prova che potesse indurre un danno simile a quello di un terremoto, quindi un danno legato a uno scompimento, quindi un danno derivante dal comportamento ciclico. L'edificio che abbiamo trovato è rappresentato qui in questa figura, è nel comune di Saponara Marittima, nella provincia di Messina. È un edificio in cemento armato, molto semplice, non completato, come appunto si può vedere, ma le parti essenziali dell'edificio sono tutte presenti, come la struttura in cemento armato, le tamponature dell'edificio sono presenti, e quindi questo poteva essere un buon test per poter appunto vedere il funzionamento dei sistemi di acquisizione, della trasmissione dati di una prova sul cloud, ma al tempo stesso di come fare un'ispezione attraverso un sistema che adesso vi mostro. Come viene fatta questa prova, che in questo momento è in corso, fra pochissimo ci vediamo un attimo dal sito direttamente dove sono arrivati. Abbiamo realizzato dei muri di riscontro, qui nella pianta dell'edificio sono evidenziati qui in grigio. I muri di riscontro sono stati collegati alle fondazioni, alle travi di fondazione, e quindi poi sui muri di riscontro abbiamo montato, adesso vado un attimo avanti, abbiamo montato degli attuatori. Qui si vede appunto il lavoro finito, quindi con i tre muri realizzati, montato questi tre attuatori che impongono il movimento oscillatorio all'edificio. Quindi, se vogliamo, una vera e propria prova pseudostatica che viene fatta in sito su un edificio vero. Prima ovviamente sono state fatte delle previsioni sul comportamento, e essendo molto incerto, innanzitutto l'edificio è di epoca non ben identificata, ma molto probabilmente non è stato realizzato con criteri antisismici, quindi ci si può certamente aspettare un comportamento a piano debole, quindi a colonna debole e a trave forte. La cosa un po' dubbia è anche nel fatto che esistano dei solai che possono essere considerati infinitamente rigidi oppure no, perché delle ispezioni fatte si vede un forte assottigliamento, un solaio molto, molto sottile, anche con un laterizio estremamente deteriorato. Quindi abbiamo fatto quattro curve di analisi pushover,
per combinare gli aspetti di solai rigidi, solai flessibili e poi presenza o assenza di tamponamenti, anche perché questo era un dato che appunto dalle prime ispezioni non si riusciva bene a capire quanto ci fosse connessione degli elementi appunto delle tamponature alla struttura. C'è anche una rappresentazione di quella che è l'attesa delle cioè della formazione delle cellule plastiche. Il test che stiamo facendo è un test abbastanza classico, quindi con imposizione di livelli di spostamento crescenti, prima a 6 mm, poi a 13, poi a 25, poi a 40, e adesso in corso la prova a 55 mm, adesso fra poco lo chiediamo direttamente ai ragazzi che sono sul sito. Quindi Andrea, se ci possiamo collegare con loro e sentiamo fin dove sono arrivati. E... pronto Simone? Sì, ciao Alberto. Mi dici fin dove siete arrivati? Sì. Abbiamo appena concluso la prova a 55 mm. E i danni adesso sono abbastanza consistenti, vi faccio vedere qualcosa. Se vedete questo pilastro, sulla sommità c'è una chiara rottura a taglio e in più abbiamo anche le barre longitudinali che si sono instabilizzate. E ai pannelli cosa è successo? Alle tamponature? I pannelli, quelli che diciamo avevamo preso come riferimento per segnare le fessure, vedere lo sviluppo delle fessure, ecco, questo è il più intero di tutti. Siamo arrivati adesso all'1,5% di drift e i pannelli sono completamente collassati. È stato interessante particolarmente che ieri uno dei pannelli è collassato con uno spostamento intorno ai 5 mm, quindi veramente una cosa minima è stato sufficiente per andare a far collassare un pannello di tamponatura, che era un pannello di tamponatura da 5 centimetri, quindi un pannello molto imbattente, ecco. Va bene, grazie. Adesso sto entrando nell'edificio. Questi sono i muri di riscontro che abbiamo costruito. Lei è Chiara Casarotti, sta compilando la scheda di rilievo del danno in questo momento. Ecco, questo è uno degli attuatori che abbiamo utilizzato per l'applicazione del carico. Va bene, d'accordo, grazie. Adesso trovi i dati sul cloud di forza spostamento. Perfetto, grazie mille. Allora ci scolleghiamo un attimo, andiamo a vedere se effettivamente sul cloud ci sono questi dati. E, dunque, andando in test ciclico dovrebbero comparire. Il sistema di acquisizione in remoto alla conclusione di una prova invia i dati, quindi impacchetta tutti i dati di tutte le prove e poi li invia sulla piattaforma, e poi la piattaforma fa il plottaggio di questi dati. Quindi in questo caso abbiamo i diagrammi forza spostamento del test eseguito, scomposto per attuatore. Abbiamo visto che sono tre attuatori che spingono la struttura, quindi abbiamo le tre curve relative ai tre attuatori e poi la curva cumulata, dove si vede che appunto già la forza ha già iniziato a scendere in modo consistente, direi soprattutto nell'attuatore 2, nell'attuatore quindi in posizione centrale, nella tutore 1, quindi immagino che ci sia stata poi anche una rotazione dell'edificio. Anche qua purtroppo avevamo un filmato che veniva trasmesso online, purtroppo appunto per le ragioni che vi ho detto prima non è disponibile, quindi mi sono fatto inviare questo filmato. Ed anche qui è stato un mezzo dramma, perché a quanto pare il server della Protezione Civile filtra Google Drive, e quindi abbiamo dovuto seguire un'altra strada, insomma è stato abbastanza complicato. Comunque va bene, insomma, questo qui è il filmato accelerato della prova, che è stata fatta intorno alle 14.30 a 40 mm di spostamento, dove insomma si apprezza in modo abbastanza evidente, insomma
lo spostamento del pilastro e poi il conseguente danneggiamento dell'edificio. Ultima applicazione, che ultimo diciamo, dei servizi che sono disponibili, è quello delle schede di rilevamento danni. Prima Simone faceva appunto riferimento a Chiara, che ha appunto diciamo, in corso il rilievo, beh, una simulazione, cioè, ovviamente. E qui c'è un filmato che è stato fatto questa mattina su una ispezione, cioè preventiva, fatta con un drone, nel senso che noi abbiamo una scheda di rilevamento danni che è implementata su un tablet, e abbiamo abbiamo implementato anche la possibilità di utilizzare un drone per andare a fare, per ispezionare dei punti della struttura non raggiungibili o comunque non raggiungibili in sicurezza. Quindi sullo stesso tablet che si usa per fare la compilazione della scheda si può fare il pilotaggio del drone. Quindi tra l'altro è un drone con una telecamera a 4K, quindi ultra high definition, quindi con possibilità di prendere delle foto di dettaglio molto, molto belle. Qui si apprezza appunto l'estrema stabilità di questo drone nella navigazione all'interno dell'edificio. Quello che poi viene fatto, questa qui era l'ispezione di questa mattina, quindi insomma quando il muro era ancora, quando questo muro era ancora in condizioni diciamo sane, anzi era questo il muro che prima si vedeva con le fessure tracciate con appunto il pennarello. Quello che viene fatto poi, questo invece è una foto cioè chiaramente dell'altro muro che invece era collassato, quello che diceva Simone prima. Qui appunto c'è la ripresa dell'operatore che compila la scheda, una scheda di acquisizione dati molto simile a quella che si usava alcuni anni fa, la scheda Aedes, con la possibilità di inserire, cioè di prendere gli appunti, di fare gli schizzi e poi inserire attraverso il camera roll del tablet le foto che vengono prese o direttamente dall'operatore oppure dal drone. Ecco, quando poi questa operazione viene conclusa, qui appunto c'è la selezione delle foto e poi c'è il trasferimento della scheda sul cloud, quindi ci si avvicina al laboratorio mobile, che quindi nella stessa zona, il quale fa semplicemente da ponte in questo caso per la trasmissione dei dati. Qui appunto c'è il login sulla piattaforma. Ora andiamo sulla piattaforma. In schede Prisma troviamo una serie di schede. Qui sulla cartina troviamo anche un indicatore di dove ci si trovano i luoghi dove sono state acquisite le schede. In questo caso abbiamo soltanto tre schede, probabilmente non sono ancora state caricate le altre. La cosa interessante direi è che cioè prima di tutto c'è un PDF della scheda che è stata compilata con le varie diciamo vari schizzi, istruzioni e quant'altro, e poi c'è uno zip che contiene le foto che sono state acquisite sia dalla camera interna dell'iPad e che quindi vengono poi proposte qui, quindi vengono cioè, scaricate poi in locale, e c'è anche un altro zip, questo fa un pochettino più fatica, dove c'è il filmato realizzato con il drone, cioè durante il volo di ispezione. Quindi anche questo viene scaricato e poi quindi è utilizzabile poi per eventuali analisi insomma di dettaglio. Ripeto, appunto, essendo un drone con una camera 4K, quindi ultra high definition, i dettagli anche delle fessure anche capillari sono sempre abbastanza nitidi, quindi insomma è possibile arrivare in punti dove magari non è
sicuro andare per un ispettore e avere quindi una visione molto, molto nitida. E poi c'è appunto la, mi ha finito di scaricare il video, e questo è il video che appunto scarica dal portale con tutto, insomma, l'ispezione, il volo fatto, insomma, una parte del volo, insomma, ovviamente non si fa, non voglio appunto adesso riproporre integralmente il video, non mi sembra il caso. Comunque c'è la possibilità quindi di organizzare, di tenere coordinate e organizzare tutte le schede, e ovviamente di avere i dati poi della scheda catalogati e quindi poi scaricabili a parte. E, bene, insomma, credo che questo sia un po' il tutto, quindi riepilogando, cioè servizi di storage sul cloud, dati geometrici, tracciati di monitoraggio, di prove sperimentali, schede di agibilità, materiale multimedia, quindi foto e filmati, monitoraggio di strutture e di infrastrutture, quindi la possibilità con un hardware dedicato di seguire in real time e online sul web l'andamento dei monitoraggi. Noi adesso abbiamo sviluppato un sistema di acquisizione ad hoc, cioè per questo, però il nostro software può in linea di principio essere installato anche su altri sistemi di acquisizione, quindi diciamo che non è un lavoro immediato, ma c'è la possibilità di collegare al portale anche sistemi di acquisizione diverse di nostre. Gestione dei superamenti di soglia, io qua non ho scordato di mostrare che nella home page ci sono delle indicazioni relative ai sistemi che hanno superato le soglie, e anche qua nella versione che c'era prima di pranzo c'era un invio dei messaggi email che purtroppo è saltata. Compilazione delle schede di agibilità con la possibilità di usare i tablet e quindi di usare un supporto, cioè collegato direttamente a un drone per fare ispezioni, diciamo, un pochino più di dettaglio su strutture, cioè molto grandi, sulle quali magari è impossibile avere un accesso diretto. E poi ultimo il WebGIS con tutta la capacità e la potenzialità in uno stato da Barbara, sviluppata insieme in stretta collaborazione con gli amici di Enna. A chi è rivolto il Seismic? Questa è la parte che interessa di più al direttore, che è la parte marketing. È chiaramente un applicativo per chi ha esigenze di gestione dei dati e di monitoraggio e di archiviazione, quindi l'utente, diciamo, naturale è la pubblica amministrazione, ma io penso che sia anche un applicativo utile per i gestori delle grandi reti, dove ci sono appunto numerose strutture e infrastrutture che molto spesso necessitano appunto di controlli continui. Questo tesoriere appunto faceva riferimento ai recenti problemi sulle autostrade siciliane, ma penso anche che sia un'occasione per il mondo della libera professione. Molto spesso si sentono i professionisti magari tentennare sul fatto di utilizzare dei sistemi di monitoraggio per non sapere come fare o per la paura dei costi eccessivi. Credo che questo sia un sistema che abbia delle potenzialità eventualmente appunto per consentire un accesso abbastanza rapido e forse a costi anche contenuti, sono troppo contenuti, ha delle funzionalità di analisi che cioè diversamente sarebbero appunto più di appannaggio, insomma, di sistemi più complessi. Sono in corso le sperimentazioni con i DPC della Regione Sicilia, ma il Seismic è un prodotto attualmente disponibile, quindi chiunque avesse voglia di utilizzarlo, di curiosare sul
appunto su, su come funziona e ovviamente il benvenuto. Approfitto per ringraziare il Miure e l'autorità di gestione che ci ha consentito di sviluppare questo interessantissimo progetto che ha sicuramente consentito a noi di fare un salto a livello tecnologico molto, molto importante. Quindi un grazie ancora per questo, un grazie a voi per l'attenzione.